Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi siamo il 6 di novembre del 2023. Come potete vedere qua avanti a voi abbiamo un pollone, diciamo, radicale. Sono dei polloni radicali che nascono, diciamo, dalle radici dalla pianta madre. Per esempio, questo qua è un melo. Come potete vedere possono essere più di uno, ce n'è uno qua, uno qua, guardate. Vedendo uno qua e un altro che c'è qua, vedete che distanza la radice sta avendo questo qua, la radice che distanza che è da là a fino a là, vedete, possono essere più di uno, dicevo che possono nascere dalle radici, diciamo dalla pianta madre. Ovviamente i polloni, diciamo, ce ne sono di tre tipi. Ci sono polloni, diciamo, questi qua radicali che poi emetteranno radici che poi diventano pendenti, diciamo, dalla pianta madre. Poi ci sono i polloni basali e quelli che nascono da una ceppaia, diciamo, da una ferita. Praticamente nascono, come dicevo, dal callo della cicatrice. E praticamente questi sono i falsi polloni, perché sono deboli, insomma, quando cominciano a nascere, allora vi spiego così: quando cominciano a nascere, quando per esempio si va a tagliare un tronco da una ceppaia, possono nascere sia di qua i polloni e sia dalla ferita. E questi qua sono i falsi polloni, diciamo. Invece questi sono i veri polloni. Ora vi faccio vedere un esempio, solo che questi qua sono deboli. Basta che uno le tocca, praticamente si staccano facilmente. Invece questi sono più resistenti, questi sono i veri polloni. Ora vi faccio vedere, botto un paragone, guardate, per esempio, come questo pero, se avete buttato questo ricaccio, diciamo questo chiamiamolo pollone perché sta nascendo qua, si può chiamare anche, chissà, un ricaccio, i succhioni, quello che nasce poi di sopra, così come questo qua, per esempio, questo è un succhione che è dritto. Invece questo è un ricaccio, diciamo, come se fosse diciamo un pollone, che vi ho spiegato, che vi ho detto poco fa. E questo qua poi si può moltiplicare solamente, o mettiamo il caso, ve lo spiego là, mettiamo il caso che questo qua è qui sotto, quando si va a tagliare, diciamo, una pianta che poi nascono dalle gemme dormienti, come ho spiegato poco fa. Questo nasce, però ora due sono le cose: o uno accosta, diciamo, una ventina di centimetri di terra e lo copre, ci vuole probabilmente più tempo che poi quella parte che è sotterrata, poi il tempo emetterà radici, e uno. Due, se no possiamo fare una margotta, cioè tagliamo un vaso. Che ho i video sul mio canale, così vedete, casomai se volete vedere come ho fatto il vaso, lo potete vedere di qualsiasi video di magotta che io ho fatto sul mio canale. Insomma, tagliamo il vaso, togliamo ovviamente un pochettino di corteccia a ramo, o se no facciamo a linguetta, diciamo, tagliamo un pochettino e mettiamo, che so, un po' di ferro, di rame, o un pezzo di legno, insomma, l'importante è che quella parte, quella ferita resta scoperta, diciamo così, con la terra, con il tempo, da là emetterà radici. Praticamente è una margotta, solo così si può moltiplicare, o se no accostiamo dalla terra, però ci vuole più tempo. Qui invece questi qua radicali, questi già hanno già l'apparato radicale. Ora io sto aspettando, se noi scaviamo un po' le radici. Sto aspettando, state vedendo qua, c'hanno le radici, vedete, questo qua sono già le radici, già sono questi qua, praticamente sono già dalla pianta madre. Queste, anche se muore la pianta madre, queste c'hanno le radici e continuano a vivere col suo apparato radicale, tutto ciò che sono ancora legate dalla radice della pianta madre. Questo pollone radicali, ossia polloni avventizie o polloni provventizie, quelle che nascono, come vi ho spiegato poco fa, questa riproduzione si chiama agamica. Le piante nate da questi polloni, sia proventizie, sia avventizie, sia radicali, seguono lo stesso corredo genetico
della pianta madre da cui sono stati generati, cioè di dove sono cresciuti. Ora, questo qua significa, non è che significa per esempio che questo qua è un pollone, nasce come la pianta madre che uno dice la pianta madre è tutta questa qua, no, la pianta madre è da dove si sono creati, praticamente dal potto innesto. Perciò questo qua, questi che nascono, questo qua, questi polloni che nascono sono polloni selvatici. Praticamente questa è una pianta di, vi porto un esempio, questa è una pianta di melo, però la signora, la nonna Paola mi sembra che mi ha detto un 35-40 anni c'ha, perciò non, insomma questo potto innesto quando è stata innestata, il frutto non si sa che frutto ha nato, giusto, non lo sa, perché l'hanno preso come potto innesto, perciò non hanno avuto la possibilità di che è cresciuta la pianta, invece l'hanno innestato. Ora questa qua, se noi vogliamo che cresce, quello che viene, può venire una mela bellissima, come può venire una mela aspra, insomma questo non si sa, se uno vuole sapere che mela nasce, o se no lo può prendere come potta innesto, perché sono di selvatico, sia questo e sia quelle là che noi riproduciamo, come vi ho detto poco fa, dalla mangotta. Quelle là si possono fare solamente le mangotte, se uno le vuole riproduce, o se no accostiamo la terra, come vi ho detto poco fa. Invece questo qua emetterà radici e poi col tempo diventa dipendente, diciamo. Invece ci possono essere anche che nascono un pochettino più sotto, per esempio qua, ovviamente perché sono coperti, e poi metteranno radici e uno poi le fa crescere e poi toglie quel pezzo. Invece state vedendo qua quando ne stanno crescendo questi qua radicali, cioè lo stesso come quelle là, possono nascere sia vicino sia lontano dalla pianta madre. Perciò come vi ho detto, questi polloni che noi riproduciamo così sono identici come il potto innesto. Il potto innesto selvatico non è come la pianta, la mazza che è stata innestata qua della varietà che c'è, che è una bellissima mela. No, non è questo. Questo noi lo possiamo avere da questa pianta madre quando facciamo un innesto, quando facciamo una talea. Queste. Vi porto un altro esempio. Se per esempio voi sapete che questa pianta è stata, è stata riprodotta, diciamo, è stata moltiplicata per maggotto, per talea, perciò anche se nasce un pollone, o sia qua o sia là, o quello che sia, dove nasce, questa qua è identica come la pianta madre. Perciò la pianta madre ha fatto frutti buoni e il pollone fa frutti buoni, perché è nata da talea, una maggotta che è stata riprodotta dalla pianta madre, perciò viene uguale alla pianta madre qualsiasi cosa che nasce di questa pianta. Per esempio le piante che emettono polloni possono essere anche un ciliegio, un melo, in questo caso qualche arbusto, una pianta di alloro, una quercia, una robinia, un pioppo. Tutte queste piante che sono polloniferi, che nascono i polloni, come in questo caso in questo melo che abbiamo qui noi. Va bene, allora io vi ho spiegato un pochettino tutto come si può riprodurre, diciamo, un pollone, questo che vi ho citato poco fa. E vi ho spiegato che si possono riprodurre tramite solamente maggotta, ovviamente se sono più sotto date accostate una ventina di centimetri di terra, come vi ho detto poco fa, e poi in futuro nasceranno, fanno delle radici, e invece questa qua già c'ha l'apparato radicale, perciò si può estirpare e poi sarà direttamente dalla pianta madre. Detto questo, ora non ci resta che aspettare che la pianta vada in riposo vegetativo, cadono le foglie e poi riprendiamo il video che facciamo l'estirpazione verso febbraio, a gennaio, vediamo come il tempo, e poi concludiamo il video. È arrivato il momento di andare a estirpare questo pollone che avevo fatto il 6 di novembre del 2023, perciò sono trascorsi quasi 3 mesi, oggi siamo l'1 di febbraio del 2024, perciò mancano all'incirca 5 giorni per 3 mesi. Già la pianta è ancora in riposo vegetativo, come potete vedere. Ora andrò a estirpare questo pollone, ovviamente poi andiamo a lasciare solamente un ramo. Come avete visto del video precedente, ce n'è uno là e uno che è là. Io ora poi questi qua non lo so, per ora vado a estirpare questo, poi quelli là vediamo
se c'è qualche vicino che vuole qualche pallone che poi lo andrà a innestare, non lo so. Questo per ora a me interessa solamente questo qua. Va bene, ora è vicino quando è più possibile con la telecamera, così vi faccio vedere come l'andrò, diciamo, a prelevare. Ora, la prima cosa che noi dobbiamo fare, dobbiamo asfaltare, diciamo, questo pezzo di terra, diciamo un pochettino distante, perché può darsi che le radici sono qua, non è qua che scaviamo, non rompiamo, diciamo, le radici. Andiamo a cominciamo di qua a scavare così. Ora, piano piano andiamo a togliere questa erba in superficie e poi piano piano, già qua si vede già la prima radice, state vedendo? Piano piano senza rompere le radici. Ma se possiamo evitare di rompere le radici è meglio. Vedete, qua c'è un'altra radice. Vedendo come si allaga, diciamo. Dovremmo andare, diciamo, un pochettino in profondità, in modo che andiamo dove c'è la radice della pianta madre, e poi andiamo ora a tagliare. C'erano già le radici, guardate come si allagano, come vi ho detto io, devo scavare vicino, un pochettino, anzi un pochettino più largo è meglio. Già c'è un pochettino, c'è la radice della pianta madre. Vedo già come si muove. Andiamo a togliere un pochettino d'erba, la terra, in modo che abbiamo bene la visuale. Per ora vi faccio vedere così e poi mi avvicino, quando sarà il momento che lo andrò a distaccare, vi faccio vedere di dove è staccato. Ovviamente la radice sarà in profondità, però essendo che poi emetterà questo pollone, diciamo, che poi non è altro, è come se fosse un'atalea che poi piano piano radica. Quando noi andiamo a mettere un'atalea, poi piano piano fa la radicazione. Sento già la radice, si trova qui sotto. Sento, perciò noi ora possiamo decidere di tagliarlo sia qua, un pochettino più sotto, e lasciare questi qua, e sia anche un pochettino più sotto, che ci sono anche delle radici. Però quelle là sono le radici, diciamo, le radici della pianta madre. Ora io lo andrò a tirare un pochettino e andiamo a rompere la radice dalla pianta madre. Vedendo così, vedendo, queste sono le radici, diciamo, dalla pianta madre, che era uno di qua e uno qua, si è rotta, che dava, diciamo, ha dato origine al pollone. Ora noi possiamo decidere, diciamo, inutile che vi faccio vedere perché le radici si sono rotte, sono qua, sono le radici della pianta madre. Ora noi possiamo decidere di lasciare solamente questo qua come apparato radicale, e tagliare qua, però non lo so, ora vediamo quando andiamo a fare il rinfaso. Allora, ora andiamo a tagliare. Allora, l'apparato radicale si presenta così. Ora noi possiamo decidere di lasciarlo intero, o se no tagliare questo qua, che poi qua ci sono le radici che piano piano poi crescono, diciamo. Però io non lo voglio andare a tagliare, perché non è che lo devo lasciare però nel vaso, lo vado a mettere poi a dimora, perché sto facendo un video dove metterò a dimora tutte le mie magotte, talee e semine che ho fatto in questi anni. Poi vi faccio vedere, così io
in futuro noi vediamo che cosa nasce, però ora noi dobbiamo lasciare solamente un ramo, il più grosso, che sarebbe questo qua, e più dritto. Questi qua li andiamo a togliere, anche se noi, se vogliamo, possiamo lasciare anche questi due, li andiamo a allagare e poi avremo un albero, diciamo, con queste due branche così. Ovviamente poi vengono capitozzate per formare, diciamo, i rami principali, però io ne voglio lasciare solamente uno, così questo diventa ovviamente più grosso perché mangia anche a posto di questo qua e si diventa più robusto. Va bene, ora andiamo a togliere questi due. E questo qua andiamo a togliere così, perché c'è la radice qua, la dobbiamo togliere. Questo lo mettiamo qua, guardate che questo qua lo vado a mettere, visto che ci sono delle radici, lo vado a mettere in un vaso, poi vediamo in futuro che cosa devo fare. Allora, però questi qua li andiamo a togliere perché voglio lasciare, diciamo, un pezzettino di stelo, come se fosse questo qua il pote innesto e la mazza dove è stata innestata. Questo lo lascio stare e andrò a tagliare la radice, questa qua. Ora ripeto, questa qua noi, se vogliamo, la possiamo lasciare intera, però un pochettino io la voglio tagliare perché questa qua è quella che, della pianta madre che ha, diciamo, creato questo pollone. E queste radici le lascio stare così. Ovviamente ora queste radici, ora noi le dobbiamo togliere anche perché, come ho detto poco fa, voglio lasciare, diciamo, un pochettino di legno, che poi di qua in poi la pianta, diciamo, lignifica e qua si forma l'apparato radicale, per non metterlo troppo sottoterra, perché è sempre soggetto, diciamo, essendo che è interrato, è sempre soggetto, diciamo, a emettere, diciamo, gemme e polloni. Va bene, ora io lo vado a mettere in questo vaso. Ora la cosa che dobbiamo fare, prima che andiamo a mettere il vaso, andiamo a tagliare tutti questi piccoli rametti, così, perché non ci interessano, fino a una certa altezza che noi decidiamo di fare crescere la pianta. Ovviamente che ora viene capitozzata. Questa procedura viene fatta, ripeto, a riposo vegetativo, che ancora la pianta è in riposo. Fra un po', in primavera, fra 2 mesi, comincia a svegliarsi. Allora, ora io all'incirca, state vedendo? Non mi sono messo più vicino, ma perché all'incirca, state vedendo, questo stella sarà 1,5 metri, però io ora lo faccio, vediamo, all'altezza, lo andrò a capitozzare all'incirca un 90 centimetri, sto più giù di 90 centimetri. Andiamo a fare un taglio, qua c'è la gemma, un taglio, diciamo, all'opposto della gemma, un pochettino inclinato, guardate così, vedendo? E così già la pianta è formata, è capitozzata. Ora di qua, in primavera, queste gemme che noi abbiamo lasciate, 1, 2, 3, 4, perché ce ne interessano 4, qua ce n'è un'altra, vediamo. Germogliano e si creano i rami principali. Ovviamente quando cominciano poi a nascere qualche gemma di qua, qualche germoglio, questo lo dobbiamo togliere fino a una certa altezza che noi decidiamo di far crescere i germogli. Saranno così. E questa qua è la pianta. Ripeto, ora io la vado a mettere in questo vaso, un pochettino più grande, così ora, fra 1 mese, faccio questo video e poi vedete voi che la metto a dimora. Però la mettere qua. Allora io, come vi ho detto, la pianta si poteva tagliare sia qua e lasciare solo questa qua, che questa qua è quella là della pianta madre, diciamo, la radice della pianta madre. Però io non lo vado a togliere perché, essendo qua ce n'è di meno radici, almeno c'è questi qua. E anche perché non è che la devo lasciare nel vaso, la devo mettere in piena terra. Va bene, ora io scavo un pochettino, già ho messo un pochettino di terra del vaso. Ora andiamo a mettere altra terra. Andiamo a alzare un pochettino, come ho detto poco fa, andiamo a pressare un pochettino, perché le radici sono belle robuste. Andiamo. E
e qua è così. Qua è come se fosse che è l'innesto, diciamo, il selvatico, che è stata innestata questa, diciamo, questa mazza, perché è come se fosse un innesto. Per questo motivo la voglio lasciare, non la voglio sotterrare qua, per fare vedere un pochettino di legno in più. Va bene, ora metto anche un po' di stallato per pellet, anche se sta qua un mese e mezzo, diciamo che faccio questo video, è sempre un nutrimento che uno ci dà. Ora poi andrò a mettere un pochettino di acqua. State vedendo quanto è grande? Guardate, vi faccio vedere. Il vaso pesa un pochettino, prendo così. E così noi già abbiamo un pollone già, diciamo, pronto. Poi il tempo non si sa che frutto dà. Ovviamente se uno lo vuole innestare, lo può anche innestare, però io consiglio di farlo crescere un altro anno e poi se lo potete innestare. Io per ora non lo devo innestare, lo faccio crescere come ho detto poco fa, perché voglio vedere che in futuro da un pollone, ovviamente si sa è un selvatico, perché di dove proviene era, allora era un seme e poi è nato un selvatico, poi il selvatico l'hanno innestato nella varietà che c'è la nonna Paola, che è una mela cola, tipo una mela cola, una mela tipo dell'Etna, no? Diciamo come la mela cola, diciamo. E poi ovviamente il pollone, essendo io un selvatico, tiene sempre un pochettino di genetica, sia della pianta madre e sia dai pollini di dove è venuto, però questo qua non lo fa nessuno per vedere in futuro cosa nasce, che stanno lì a aspettare 20 anni, 15 anni, no, perciò lo vanno a innestare, si sa, non è che può venire come la pianta, un frutto come la pianta madre di dove è stata innestata, viene sempre un selvatico, però questo è sempre da scoprire. Non si sa, può venire anche una nuova varietà, una bellissima mela. Questo non si sa, se noi non lo facciamo non possiamo mai sapere cosa viene fuori. Io ho fatto questo pollone per vedere in futuro, se Dio ci permette, che mela viene, che poi farò un video. Questo non si sa, fra 15 anni, 20 anni, non si sa, 25 anni, non si sa che cosa nasce. Può darsi che non nasce niente, può darsi fa solamente mele piccoline, come può darsi che fa una bellissima mela. Insomma, questo è sempre tutto da scoprire. Io non lo posso dire e non lo può dire nessuno. Lo deve dire la natura, la pianta, come si è formata, di dove è venuto il polline, l'incrocio, di tante cose. Va bene, allora io ora lo vado a mettere in un posto soleggiato, in modo che la pianta si rianima, ma avete visto quando l'ho andato a capitozzare, allora di qua lei metterà, in primavera metterà i nuovi rami, che saranno i rami principali, che poi in futuro decidiamo, diciamo, di andare a capitozzare per formare lei i rami secondari, però questo è ancora, la pianta deve crescere. Va bene, allora io non voglio più prolungare il video, se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò, se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, ci vediamo nei prossimi video, ciao e una buona giornata.